Gli annunci dei giorni scorsi sullo spettacolo d'apertura del Carnevale avevano creato aspettative evidentemente troppo alte nei veneziani, molti dei quali non hanno esitato a criticare sui social l'idea della chiatta che, navigando sul Canal Grande, ha accompagnato lo spettacolo di luci, suoni e colori. Che delusione, si legge. E ancora, una miseria unica, dalle 20 alle 21 ed è passata un'unica chiatta, da non credere. A leggere questi e altri commenti si intuisce come per molti lo spettacolo d'apertura di sabato sia stato molto più povero rispetto ai tempi d'oro, quando c'erano i banchetti enogastronomici o lo show su barche lungo il rio di Canareggio, che costringeva i vigili a recintare le calli e istituire sensi unici pedonali. Proprio quello che in realtà si è voluto evitare con la decisione di un carnevale diffuso, come più volte ribadito ultimamente dal direttore di Vela, la società che ha affidato la regia a Checchetto e che ha aggiunto: quei numeri in passato avevano sollevato non pochi malumori, quel tipo di iniziativa la proporremo all'Arsenale, garantendo la gratuità ai residenti con 9 serate e 18 repliche. In Canal Grande, conclude Doria, quella formula sarebbe stata dispersiva. Intanto il primo fine settimana del Carnevale ha registrato 30.000 presenze sabato, 45.000 domenica per il corteo della Pantegana. Un centinaio di barche a remi e oltre 800 vogatori in costume con l'immancabile Pantegana in cartapesta lunga 7 metri. Una festa realizzata in collaborazione con il coordinamento delle associazioni remiere di voga alla Veneta.